Kanye West potrebbe davvero tornare a collaborare con Nike? Abbiamo la data di release delle Jordan 4 Military Blue e non sarà maggio, bensì ad aprile. Anche quella delle Jumpin' Jack nella colorazione University Red, per poi parlare delle Jordan 4 Fear, anche delle Jordan 1 sempre in collaborazione con Travis, ovvero delle Elkins. Ad un ragazzo sono arrivate delle Jordan 4 Bread difettate, ovvero con un errore di produzione e praticamente l'etichetta era al contrario, e adesso le ha messe in vendita per circa 17.000 euro. Tutto questo e molto altro in questo fantastico episodio di Caffè Hype. Spero che stiate molto bene. Buona domenica. Adesso iniziamo subito facendo un recap delle release che ci sono state durante il corso di questa settimana, quelle che ci potrebbero essere nel corso della prossima, e poi tantissime notizie questa settimana, e dobbiamo anche recuperare la scorsa settimana dato che non è uscito l'episodio di Caffè Hype. Dovremmo essere al 50esimo oppure addirittura al 51esimo, non lo so, ormai ho perso il conto. Però questo è uno dei miei format preferiti, dato che ci mettiamo a bere un caffè parlando delle news che ci sono state. Spero che ti sei fatto anche il tuo di caffè, mettimi un like, iscriviti al canale che iniziamo subito. Drop settimanali, beh, abbiamo avuto principalmente le Crocs, vari restock delle Jordan 4, sempre nella colorazione Bread Reimagine, ma questi ormai ve li avevo già comunque annunciati. Era facilmente intuibile che ci sarebbero stati dei drop tramite tantissimi siti Shopify e retailer vari. Infatti Snipes le ha rilasciate due volte. Quelli ufficiali sono state ben due versioni delle Crocs in collaborazione con Toy Story. Prossima settimana, beh, mi aspetto sicuramente degli altri restock delle Jordan 4 Bread. Quasi sicuramente ce ne dovrebbe essere uno su Nike, dato che sono state caricate circa 1300-1400 paia. Adesso non sto andando solamente a memoria, però molto probabilmente ci possiamo aspettare un restock anche qua. E attenzione, perché ci sono anche le Jordan 4 Frozen Moments che molto probabilmente, anzi praticamente quasi sicuramente, verranno rilasciate a breve. Si ipotizzava entro la fine di febbraio. Beh, voi per non perdervi il lancio e per avere tutte le strategie per riuscire a prenderle, cliccate il link in descrizione o nella scheda in alto a destra ed entrate nella mia community privata. Iniziamo con la news che sicuramente ha fatto impazzire il web: Kanye West potrebbe tornare a collaborare con Nike. Tutti i veri appassionati hanno un po' come grail, o almeno uno dei grail preferiti da tantissimi appassionati, è la Yeezy Red October. Ancora quando ha iniziato a collaborare con Nike, come piace fare a Kanye, interrompere la partnership per frecciatine alle interviste o comunque per non trovarsi più bene a lavorare con una determinata azienda. Praticamente Kanye West, insieme a Bianca e altre persone molto raccomandabili, stavano guardando la partita dell'Inter agli ottavi di Champions, forse contro l'Atletico Madrid, e mentre l'hanno inquadrato, comunque l'hanno visto con dei guanti molto interessanti, dal momento che erano palesemente di Nike. No, dei guanti di Nike che magari avevano l'etichetta interna con lo swoosh. No, qui stiamo proprio parlando di plateare che in quel momento vestiva Nike. Ci potrebbe essere un ritorno? La vedo molto dura, perché comunque Kanye è uno di quelli che è difficile da gestire, e tante volte ho sentito parlare comunque atleti eccetera che è molto difficile collaborare con Nike, non in termini di fama, perché Kanye West comunque come designer, come competenze, come fama, quindi come strategia commerciale potrebbe risultare molto molto valida. Però il discorso qua, penso che ci siano delle cose dietro, potrebbe essere molto molto difficile un ritorno a collaborare tra le due aziende, praticamente Yeezy e anche Nike. Sicuramente sarebbe davvero fantastico vedere un comeback. Vi aggiornerò al 100%, però non ho molte speranze sinceramente. Ci sarà un restock delle Dunk Low SB nella colorazione Chicago. Attenzione, perché potrebbe già venire nel corso del prossimo mese, o in molti lo indicano come un drop di aprile. Occhi aperti, questa è una scarpa molto interessante, dipenderà ovviamente dallo stock se poi breakerà oppure no. Ad esempio abbiamo visto una scarpa come la Cour Purple, che comunque, se non avete un brand o un sito come quello che ho banalmente io e tantissimi altri ragazzi dentro la mia community, sono difficili da piazzare. Ormai, ragazzi, per guadagnare dal resell dovete farvi un brand, punto e basta. Ma questo penso sia chiaro a tutti quanti, dal momento che ve lo ripeto in ogni singolo video quando apriamo questa parentesi. Drop Jumpman Jack nella colorazione University Red.
Red già il 30 aprile, si pensava potessero uscire durante il corso di quest'estate, però non è così. Attenzione, preparatevi, perché è una scarpa che ha un hype incredibile. Non pensavo, stanno facendo del marketing molto interessante, un po' per darci l'idea che questa è una scarpa che va utilizzata per tutte le situazioni, dagli sport estremi, quello che potrebbe essere l'outfit streetwear. Tenetevi pronti, bot, account, fate quello che volete, non può mancare in nessuna collezione. I prezzi di resell saranno davvero interessanti. Se dobbiamo comunque basarci un minimo sulla colorazione sale, la gente sta aspettando tanto questa nuova collaborazione. La data di release sarà il 30 aprile. Jordan 4 FIAR confermate per il 9 novembre. Ne riparleremo, così volevo darvi un attimo un'idea di quando potrebbero venire rilasciate. Molto interessanti, ne riparleremo sicuramente in futuro. Qua parliamo però di un'altra Travis, ovvero della Elkins. Io non ho mai negato quanto non mi piaccia questa colorazione, ve la porterò sul canale, ve la porterò molto probabilmente in pre-release già la prossima settimana. Farò un unboxing di quella che sarà la Jordan 4 Sale, dato che me l'avete chiesta, e comunque è una scarpa davvero molto bella. Uscirà solo nella versione da donna, quindi dal 35,5 fino al 44,5, come la Frozen Moments. E ci faremo un bel unboxing, poi magari in futuro anche un video di come coppare. Vabbè, la Elkins uscirà il 17 maggio, almeno così è quello che si dice. Se poi verrà rimandata perché a Travis piace fare hype, vi aggiornerò sicuramente. Andiamo avanti, non ci pensiamo fin quando non le abbiamo in mano. Jordan 4 Military Blue drop il 27 aprile. Ragazzi, aprile sarà un mese di fuoco. Avremo Jumpman Jack, le Military Blue, il restock magari delle Dunk Low Chicago. Chi più ne ha più ne metta, tantissima roba. Anche marzo non scherza, eh. Il 27 aprile uscirà quella che molto probabilmente sarà la Jordan 4 più amata dell'anno. Ho visto tantissime persone un po' deluse anche dalla qualità delle Bred Reimagine. Spero che lo stock sia molto limitato, non dico per un fatto di resell, che comunque anche le Jordan 4 Bred, se uno ha un brand, le rivende molto bene, però più per il discorso di qualità. Preferisco molto molto che Nike tenda a limitare di più lo stock, anche magari pagandole di più se devo pagarle a resell per tenermele personal, cosa che difficilmente succede per un paio di scarpe. Però almeno c'è una qualità importante alle spalle, anche perché comunque è una scarpa che esce a 220 euro, cioè no a 85. La Military Blue è una delle OG colorway, fantastica. Il design è stato comunque tenuto come quelle che uscirono all'inizio, quindi con la scritta Nike Air. Un altro drop di Adidas Fear of God il 3 marzo. Beh, se siete degli amanti di questa collaborazione, io lo ero prima di vedere i prezzi. Molto probabilmente Adidas aprirà le raffle qualche giorno prima, come fa sempre nell'applicazione Confirmed, quindi sapete dove trovarle. Jordan 4 Sale, vi ho aperto una piccola parentesi, usciranno il 16 marzo, ve le porterò in pre-release, quindi ci sarà modo e tempo di giudicarle. Scarpa davvero eccezionale. Qui in Europa sull'applicazione Sneakers sono state caricate attualmente, penso che non verranno caricate ulteriori paia, circa 16.000 unità di questa scarpa, quindi sarà accessi esclusivi, drop alle 9 della mattina. Tornano le Yeezy durante il corso di marzo, ben 4 drop, di cui 2 slide, la Dark Onyx, che è praticamente la Onyx solamente che più scura, la Salt e anche una 500 e una Foam Runner. Non mi fa molto impazzire a me il mondo Yeezy, non sono una persona che ha quello stile là, però se stai cercando qualcosa di interessante tieni gli occhi aperti. A me piacciono molto le slide, però oltre a quelle, la OG proprio, però fuori da quelle non c'è nessun'altra scarpa che dico, cavolo, io quella la voglio nella mia collezione. Ultime 3 notizie, quindi acceleriamo i tempi per parlare dell'ultima. Le Jordan 1 Olive verranno rilasciate il 16 novembre, colorazione molto pulita. Non penso che avranno tutto questo successo, essendo che comunque il modello Jordan 1 High ha perso tantissimo hype, quindi se non è andata subito sold out e si riusciva a comprare facilmente la Jordan 1 Ocre, difficilmente una Olive potrebbe avere prezzi di resell molto maggiori. Sicuramente ha
più hype, però non qualcosa di estremamente più limitato e più difficile da comprare. Sapete che queste sono le Dunk Low più attese del 2024, almeno quelle più attese per me. La collaborazione con Futura sarà davvero fantastica. Lo stock sarà limitato a 10.000 paia in tutto il mondo, quindi avranno dei prezzi davvero folli. Ve le porterò al 100%, usciranno quest'estate. Non vedo l'ora di metterci sopra le mani. Questa è una scarpa fantastica. Ultima notizia: un ragazzo ha trovato un paio di Jordan 4 Bread con un'etichetta rovesciata e adesso le sta mettendo in vendita per circa 17.000 euro. Non commento se potrebbe valere quella cifra o no, magari valgono quella cifra, ma auguri a trovare qualcuno che ti dia quei soldi per una scarpa del genere. Però di esempi così in passato ne abbiamo comunque avuti, come le Shattered, che adesso dovrebbero essere da Dropout a Milano, che valgono circa 100.000 euro, almeno erano state valutate così qualche anno fa quando li hanno valutate. E praticamente queste avevano solamente lo swoosh rovesciato. Sicuramente vi aggiornerò se dovessero venir messe all'asta o se dovessero venir vendute. Come al solito, ragazzi, io vi ringrazio di cuore per aver visto questo video fino alla fine. Mettetemi un like, iscrivetevi al canale per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Siamo vicini ai 50.000 iscritti. Grazie mille a tutti per avermi dedicato questi 10-15 minuti. Non ho la più pallida idea di quanto sia venuto realmente questo video dopo averlo editato. Buona domenica a tutti.